Il circolo Laudato Si nasce dal desiderio di rispondere a Papa Francesco e alla sua enciclica. È nato grazie alla proposta di un mio parrocchiano, possiamo dire Giuseppe Morelli, che un giorno, lo scorso anno, d'estate, è venuto e mi ha parlato del Movimento Cattolico Mondiale del Clima, del corso per animatori Laudato Si. Alla fine è nato il circolo da settembre e dopo il circolo sono nati i circolini, è nato questo ambiente. Insomma, la provvidenza si è manifestata in molti modi, siamo contenti. Uno dei frutti più interessanti della nostra attività, del nostro impegno, un frutto spontaneo direi, è la nascita dei circolini Laudato Si, che è il primo esperimento in Italia, il primo fiore di questo movimento, ed è un gruppo di bambini, 20-25 bambini per ora, ma potrebbero aumentare, che si sono appassionati alle nostre attività. Passiamo dalla contemplazione della natura, intanto attraverso il nostro bellissimo parco, guardando il cielo, guardando gli alberi, guardando i fiori, disegnando le rose, innaffiando, facendo proprio veramente contemplazione, e poi ecco, produciamo video di sensibilizzazione, piantiamo alberi, abbiamo piantato degli alberi nel parco pubblico qui vicino, e poi prendendoci cura anche dei più poveri. Recentemente ho inaugurato un circolo Laudato Si in una parrocchia dove abbiamo consacrato un altare dedicato a San Francesco in un bellissimo giardino. Parliamo del circolo Laudato Si delle Selve perché questo è un modo concreto per attualizzare ciò che Papa Francesco ci chiede in quella bellissima enciclica che è veramente profetica. Possiamo impegnarci tutti e sarebbe bello pensare che tante parrocchie, tante comunità possano costituire dei circoli Laudato Si, perché è ora di svegliarsi e accorgersi che il tempo non c'è più. Solo se il cuore umano si ferma a contemplare, soddisfatto di questa bellezza e moralmente spinto da questa bellezza all'azione, ci può essere speranza. Mettersi a contemplare la bellezza e la grandezza di ogni essere vivente e con questo atteggiamento contemplativo partire per un'azione ed una conversione integrale sulla propria persona.